Conosciuto sin dall'antichità, il petrolio solo all'inizio del XX secolo ha cominciato ad essere utilizzato come carburante per motori a combustione interna ed è cresciuto di importanza con l'avanzare del progresso. Oggi è il combustibile più usato al mondo e la principale fonte energetica di tutto il pianeta, capace di condizionare l'intera economia mondiale. La necessità crescente ha spinto l'uomo ad affinare le tecniche di ricerca e sfruttamento dei depositi petroliferi, ovvero di quegli ambienti del sottosuolo dove il greggio si è formato e conservato con acque salmastre e gas naturale nel corso delle ere geologiche. All'attività terrestre ha fatto presto seguito la ricerca di giacimenti al di sotto del fondo marino. La prima piattaforma in mare fu installata nel Golfo del Messico più di 50 anni fa, nel 1948. Da allora l'attività petrolifera offshore è proseguita con ritmo crescente. Oggi ci sono oltre 6.000 piattaforme petrolifere sparse nei mari di tutto il mondo che ogni giorno immettono nel circuito dell'energia circa 2,5 milioni di tonnellate di petrolio e 1,7 miliardi di metri cubi di gas naturale. Solitarie o raggruppate in arcipelaghi, piccole o gigantesche, alcune superano le 70.000 tonnellate, a diverse centinaia di metri di profondità, oppure prossime alla costa, sono ormai parte integrante dei panorami marini di molte regioni. Gli intrecci artificiali del jacket, la struttura che poggia sui fondali, si integrano rapidamente con l'ecosistema sottomarino, diventando un punto di aggregazione e di protezione per diversi tipi di pesci, insieme con alghe, spirografi, coralli, spore, madrepore, mitili. Nell'offshore italiano, da cui proviene la gran parte del gas di produzione nazionale, con 18 miliardi di metri cubi anno, sono presenti oltre 100 piattaforme. Alcune sono situate nel Mar Ionio e nel Canale di Sicilia, ma prevalentemente sono distribuite lungo le coste dell'Adriatico, tra i 10 e i 120 metri di profondità. Il 4 novembre 1999 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha approvato la richiesta dell'ENI per la realizzazione della piattaforma Emilio, posizionata fra il confine delle Marche e dell'Abruzzo, a circa 29 km dalla costa di San Benedetto del Tronto, a una profondità di 85 metri. L'ENI ha previsto lo sfruttamento della sola parte a gas del giacimento attraverso due nuovi pozzi e l'esaurimento delle riserve in 10 anni di attività. La peculiarità della piattaforma Emilio è che nulla viene scaricato in mare. Il gas prodotto e gli scarti vengono convogliati da Emilio a una seconda piattaforma, Eleonora, attraverso due condotte sottomarine lunghe 13 km e da qui sulla terraferma, nella centrale di Pineto. Inoltre non è previsto il presidio permanente del personale sulla piattaforma, se non per gli ordinari interventi di controllo e manutenzione. L'ENI ha affidato a l'ICRAM, l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, la messa a punto e l'esecuzione di un programma di monitoraggio che permetta di identificare gli eventuali cambiamenti introdotti nell'ambiente marino dalla presenza della struttura Emilio e delle due condotte sottomarine di collegamento ad Eleonora. L'innovazione di questo progetto consiste nel fatto che le attività di controllo, previste per 10 anni, sono state avviate a breve distanza dall'inizio della produzione e si presuppone che l'impatto sull'ambiente circostante sia stato fino a questo momento di lieve entità.
Le attività di misura e campionamento saranno effettuate in 21 stazioni, distribuite lungo due transetti ortogonali tra loro, aventi al centro la piattaforma Emilio. Lungo la Sea Line che collega Emilio con Eleonora sono previste 4 stazioni, mentre in un'area di controllo più distante, che si presume non impattata, sono state posizionate altre 3 stazioni. La colonna d'acqua è l'immenso contenitore in cui avviene gran parte dei processi che regolano l'intero sistema marino. Le indagini dei parametri fisici e chimici rilevati, ovvero temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto, trasmittanza e fluorescenza, insieme alle analisi biologiche e chimiche dei campioni prelevati, permettono di valutare lo stato di qualità delle acque marine. I campioni d'acqua vengono prelevati con particolari bottiglie chiamate Niskin. Si tratta di cilindri aperti alle due estremità che vengono chiusi alle quote di campionamento stabilite, in prossimità del fondo, a una quota intermedia e appena sotto la superficie. Le Niskin alloggiano su un supporto di acciaio su cui è montata anche la sonda multiparametrica che, equipaggiata con diversi sensori, è capace di registrare i parametri fisici e chimici in continuo. La sonda viene calata a una velocità costante lungo tutta la colonna d'acqua e acquisisce in continuo i dati che vengono visualizzati in tempo reale su un terminale. Una volta riportato a bordo lo strumento, si iniziano le operazioni di campionamento dell'acqua. Direttamente dal beccuccio della Niskin si prelevano diverse quantità di campione. Per i sali nutritivi disciolti, l'acqua viene prelevata e filtrata per trattenere le eventuali particelle in sospensione che altererebbero le successive analisi. I campioni vengono conservati a meno 20 gradi centigradi in bottiglie in polietilene fino al momento dell'analisi in laboratorio. Per i solidi sospesi vengono prelevati e filtrati almeno 2 litri di acqua a campione. Il filtro in fibra di vetro, su cui verranno effettuate le analisi di particolato organico e inorganico, viene poi conservato a meno 20 gradi centigradi. I dati registrati dalla sonda permettono di caratterizzare la struttura della colonna d'acqua e di identificare le diverse masse d'acqua presenti. Per conoscere la direzione e l'intensità della corrente marina e la diffusione di eventuali inquinanti, si utilizza il correntometro. Lo strumento è ancorato sul fondo mediante una linea instrumentata comprendente delle boe di spinta per la risalita. Il correntometro vero e proprio, uno sganciatore acustico e una zavorra. L'acquisizione dei dati correntometrici viene effettuata con un correntometro che utilizza l'effetto Doppler per misurare verso e direzione della corrente. Lo strumento emette impulsi acustici a una frequenza nota. Questi vengono riflessi dalle particelle sospese presenti in acqua al sensore acustico che li riceve a una diversa frequenza. La variazione di frequenza rilevata ci permette di risalire alla velocità della corrente per ogni punto lungo il profilo preso in considerazione. Una volta ogni 3 mesi circa si recupera la catena correntometrica per scaricare i dati registrati su di una memoria interna allo strumento. I dati del profilo vengono rappresentati mediante degli stick diagrams.
Questi sono dei diagrammi vettoriali delle correnti in funzione del tempo. L'intensità della corrente è rappresentata dalla lunghezza del vettore e la direzione rispetto al nord è rappresentata dalla sua inclinazione. Il sedimento, cioè il materiale organico e inorganico che si deposita sul fondo del mare, costituisce un comparto altamente conservativo e rappresentativo della qualità e dello stato di contaminazione degli ambienti marini. Nell'ambito del progetto Emilio sono stati investigati i seguenti inquinanti di interesse ambientale: POPs, metalli pesanti, TBT, IPA. I POPs, o Persistent Organic Pollutants, hanno assunto un crescente interesse come indicatori dell'impatto industriale e agricolo. Possono raggiungere l'ambiente marino attraverso la deposizione atmosferica e il trasporto fluviale. Essi mostrano una bassa tossicità acuta e una elevata stabilità chimica che determina la loro persistenza e ne permette l'accumulo nei sedimenti e nel biota. I metalli pesanti sono contaminanti stabili e persistenti che non possono essere degradati né distrutti e tendono ad accumularsi in particolar modo nei sedimenti e negli organismi marini. Oltre una determinata concentrazione, queste sostanze possono indurre effetti tossici sulla crescita, sulla riproduzione e sulla composizione in specie delle comunità animali e vegetali. Il TBT, o stagno tributile, largamente impiegato come biocida, viene aggiunto come agente antivegetativo alle vernici usate per le banchine, per gli scafi delle imbarcazioni e per le reti da pesca. La sua persistenza e l'elevata capacità di bioaccumulo ne determinano la presenza anche in aree lontane dalla fonte di emissione. Gli IPA, o idrocarburi policiclici aromatici, si formano in seguito a combustione incompleta di materiali organici contenenti carbonio. Presenti nell'ambiente acquatico, derivano principalmente dal traffico navale e dagli sversamenti di petrolio. A causa della loro inerzia chimica e della elevata persistenza ambientale, sono ormai considerati contaminanti ubiquitari dell'ecosistema marino. Per il prelievo dei sedimenti dai fondali marini vengono utilizzati degli strumenti meccanici quali carotieri o benne. In particolare, nell'ambito del progetto Emilio, viene utilizzato il box corer, ovvero una scatola zavorrata che penetra il fondale e permette il recupero del sedimento in essa contenuto. Per ogni recupero dello strumento viene effettuata la descrizione macroscopica del sedimento lungo tutto lo spessore recuperato e vengono campionati tre livelli: quello superficiale, intermedio e quello profondo. I campioni sono conservati in appositi contenitori etichettati. Si usano semplici barattoli di plastica per le analisi granulometriche e contenitori in polietilene o in alluminio decontaminato per le analisi chimiche. Questi ultimi vengono conservati a una temperatura di meno 20 gradi centigradi. In laboratorio le analisi chimiche consentono di valutare l'eventuale presenza di contaminanti. Mentre le analisi fisiche sono necessarie per la determinazione del diametro delle particelle che costituiscono il sedimento, a ottenere quindi importanti informazioni sulle caratteristiche sedimentologiche del fondale. Il bentos è l'insieme degli organismi che vive in stretta correlazione con il fondo marino. Si distingue il bentos di fondo duro, presente sugli affioramenti rocciosi, e il bentos di fondo mobile, che vive nei sedimenti di natura sabbiosa o fangosa. In particolare, i popolamenti bentonici di fondi mobili sono costituiti prevalentemente da policheti, molluschi bivalvi e gasteropodi, crostacei decapodi, stomatopodi e anfipodi, isopodi e echinodermi, come abbiamo osservato nell'area di Emilio. I campioni vengono prelevati con una benna Van Veen, effettuando un numero di repliche sino a ottenere un volume di circa 50 litri.
Gli organismi vengono subito separati dal sedimento tramite risciacquo in acqua marina corrente su un setaccio con maglia di un millimetro. Vengono in seguito fissati in una miscela di acqua di mare e aldeide formica. Successivamente i campioni vengono portati in laboratorio, dove si procede alla separazione degli animali nei diversi gruppi tassonomici, alla loro conservazione in una miscela di acqua distillata e alcol etilico e, mediante l'osservazione al microscopio, all'identificazione e alla conta delle specie e allo studio della struttura delle comunità, numero di individui, numero di specie. Questi studi permettono di classificare l'estensione di eventuali impatti ambientali. In grado di filtrare fino a 30 litri di acqua al giorno, i mitili risultano particolarmente idonei nelle attività di monitoraggio per la capacità di concentrare nei loro tessuti gli inquinanti presenti nell'ecosistema marino, come metalli pesanti, pesticidi e idrocarburi. Specie chimiche a volte difficili da rilevare attraverso le analisi delle acque sono presenti nei mitili in concentrazioni mille volte maggiori. La specie che si trova su Emilio è il mitilo mediterraneo, Mitilus galloprovincialis. Campioni di mitili rappresentativi della popolazione che colonizza i quattro piloni della piattaforma vengono prelevati da subacquei specializzati. I mitili vengono raccolti sui quattro piloni e a profondità diverse per avere una caratterizzazione ottimale dell'area della piattaforma. Essi si comportano come organismi sentinella rispetto agli eventuali fenomeni di contaminazione. L'impiego dei molluschi bivalvi si basa su alcune caratteristiche degli organismi stessi, quali la facilità di raccolta, la conoscenza approfondita del loro ciclo biologico e in particolare la sessilità, cioè i mitili vivono adesi ai piloni per tutta la vita, dando delle utili indicazioni sullo stato di qualità delle acque del sito indagato. La profondità di raccolta è inoltre importante poiché è in grado di influenzare il metabolismo di questi animali e di conseguenza anche le concentrazioni delle sostanze chimiche in essi rilevate. Le cozze vengono portate tempestivamente in laboratorio e dissezionate. Vengono registrati i dati relativi ai parametri della conchiglia, lunghezza e peso, e il peso dei tessuti molli. Tali dati forniscono utili indicazioni sullo stato di crescita di questi animali e risultano fondamentali per una corretta interpretazione dei risultati delle analisi. Dopo essere stati suddivisi, i tessuti vengono conservati alla temperatura di meno 20 gradi centigradi fino al momento delle analisi chimiche. Le piattaforme offshore possono influenzare la struttura del popolamento ittico, esercitando un effetto di attrazione su molte specie pelagiche e demersali. Tale effetto appare paragonabile a quello delle barriere artificiali realizzate per motivi di ripopolamento e determina una diversificazione della comunità ittica originaria, tipica di aree sabbio-fangose, con l'incremento di altre specie più affini ai substrati duri. Si crea così un ecosistema nuovo, più ricco.
Per evidenziare gli eventuali cambiamenti determinati dalla costruzione di una piattaforma sul popolamento ittico dell'area, è necessario seguire l'evoluzione di quest'ultimo nel tempo e confrontarlo con quello di un'area di controllo non influenzata dalla piattaforma, considerando anche le eventuali variazioni stagionali. Si effettuano perciò continui campionamenti nel corso dell'anno, in modo da avere dati sufficienti per evidenziare e quantificare, mediante analisi statistiche idonee, le eventuali modificazioni. Per il campionamento, due reti vengono calate al tramonto e salpate all'alba nelle due zone, rimanendo in mare per circa 12 ore. Pesci, crostacei, molluschi presenti nelle catture vengono contati e classificati a livello di specie e su ciascun esemplare vengono effettuate misure di taglia e di peso. Per acquisire informazioni dettagliate sulla morfologia e sulla batimetria del fondale marino è opportuno effettuare dei rilievi mediante side scan sonar e multibeam. Il side scan sonar permette di ricostruire l'assetto morfologico del fondale, la distribuzione dei sedimenti superficiali e l'eventuale presenza di strutture antropiche. Tale strumento è composto da tre unità. Un'unità subacquea, chiamata tau fish o pesce, dove sono collocati i trasduttori. Un'unità di controllo e registrazione grafica e un cavo di collegamento tra le due unità che, oltre a trainare il pesce dietro l'imbarcazione, trasmette il segnale dai trasduttori al registratore. Il pesce viene trainato lungo i transetti paralleli tra loro a velocità costante ed emette delle onde acustiche verso il basso e lateralmente. Ogni punto del fondale raggiunto da un'onda acustica diventa sorgente di onde diffratte che vengono poi captate dai trasduttori del side scan sonar. L'insieme delle informazioni acquisite dallo strumento permette la realizzazione di un fotomosaico dell'area investigata. In funzione dell'intensità dell'energia di ritorno, si avranno differenti tonalità di grigio sul sonogramma finale. Il multibeam o ecoscandaglio multifascio è utilizzato per i rilievi batimetrici ad alta risoluzione e a grande scala ed è in grado di fornire una definizione dell'ordine del centimetro. Lo strumento è costituito da un trasduttore montato sull'imbarcazione e da un'unità di controllo e registrazione. Il multibeam invia simultaneamente più segnali e permette di ottenere una copertura del fondale più ampia. Il rilievo multibeam permette la realizzazione di carte batimetriche di estremo dettaglio, nonché delle elaborazioni tridimensionali. I dati side scan sonar e multibeam possono essere sovrapposti per ottenere una mappatura del fondo maggiormente dettagliata. La barca, finiti i campionamenti, torna in porto. Lasciamo la piattaforma sola in mezzo al mare. I risultati delle attività di misura e campionamento ci permetteranno di delineare la situazione ambientale nei pressi della piattaforma Emilio e lungo la sea line di collegamento alla piattaforma Eleonora. Rappresentano però solamente l'inizio del progetto di monitoraggio della durata di 10 anni, al termine del quale si potrà stabilire se la struttura Emilio ha prodotto degli impatti nell'ambiente marino circostante. Il monitoraggio condotto nell'area della piattaforma e lungo la sea line fornirà informazioni utili per la realizzazione di linee guida da seguire e utilizzare nell'ambito delle attività offshore, al fine di avviarci verso uno sfruttamento del territorio sempre meno impattante e compatibile con l'ambiente.